Tanto male per tutti ragazzi, qui Messero che vi parla e bentornati in questo nuovo video. E sì, stamattina mi è arrivato questo, un pacco da Ubisoft che andremo ad aprire subito insieme. Ma prima vi ricordo di lasciare un mi piace ed un commento per farmi sapere se vi piacciono questi contenuti di questo bel paccone che non so neanche io. Signori, scavicchi ma non apra. Mamma mia. Fermi tutti. Cioè, qua c'è del cartone, quindi nient'altro, si può buttare. Una scatola di Rainbow Six Siege, come vedete. Guardate, ve la inquadro per bene. Ma la cosa bella è che qui c'è scritto Guagna. Scatola targata Guagna, signori. Mamma mia. Direi di andare subito ad aprire il pacco. Sì, in live, insieme a voi. Vediamo se riesco a non combinare i casini. Oh. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Da cosa parto? Da cosa parto? Vabbè, partiamo dal centro. Partiamo dal centro. No, non voglio cacciare. Abbiamo quattro cappellini di Rainbow Six. Adesso ve li faccio vedere. Sono tutti uguali. Ve ne apro. Ah no, cinque cappellini, raga. Cinque cappellini di Rainbow Six. Guardate che belli. Questo è il logo centrale. Qui c'è il logo laterale. Metti a fuoco. Guardate, raga, quanto è figo. Yeah, perfetto. Cappellino indossato, ne abbiamo altri 4. Poi abbiamo quello che mi esce, sono dei season pass, anzi un season pass per l'anno 3 e dei codici Rainbow Six per sempre per PS4. Sono 4 codici, anzi 5 codici. Un season pass l'anno 3 che ovviamente non posso mostrarvi, se no me lo fregate, e andiamo a metterlo qui. Poi raga. Questi sono bellissimi. Abbiamo i cibi di Montagne e Smoke. Signori, partiamo con Smoke. Guardate tutta la sua fierezza. Quanto è figo. Smoke è un operatore che uso anche abbastanza. Quindi GG per Ubisoft. Grazie mille Ubisoft per questo. E poi c'è il grande Montagne. Eccolo qua. C'è il grande Montagne che sono veramente un nub nell'usarlo. Però bellissimo ragazzi il cibi. Quindi grazie mille Ubisoft veramente per questo regalo fantastico. No raga, i cibi sono qualcosa di incredibilmente bellissimo. Cioè hanno dei dettagli veramente strepitosi. Guardate il cibi di Montagne, quanto è bello. È spettacolare raga, l'ha scritto dietro Francia, France. È bellissimo raga. Il cibi di Smoke in tutta la sua bellezza raga, guardate quanto sono fatti bene. Questi me li metto dietro sul comodino, così quando la notte vado a dormire ripenso a questo fantastico regalo di Ubisoft. C'è, non so se ci rendiamo conto del potere di questi pacchetti alfa, anzi che si chiamano Charm Pack. Cioè raga, guardate quanto sono belli. 4 pacchetti, quindi spacchettamento in live di questi pacchetti. Quindi andiamo ad aprire questi fantastici pacchettini. Andiamo con il primo raga. Attenzione alle stelle. Tanto sarò sfigato. Sarò sfigato anche qua nella realtà, come nel gioco ovviamente. Allora questo è singolare raga. Vedete la luce bianca fluorescente. Questo è singolare. Andiamo a aprire il pacchettino e troviamo IQ, signori. IQ, il portachiavi di IQ. Vediamo se mette a fuoco la telecamera. Eccolo qua raga, il bellissimo portachiavi di IQ. Spero che la telecamera abbia messo a fuoco, in teoria sì. Non posso avvicinarmi di più perché altrimenti più vicino di così non mette a fuoco. Primo pacchetto andato, bellissimo questo portachiavi di IQ. Secondo pacchetto, attenzione, luce oro, signori, luce oro, pacchetto leggendario. Vediamo un po', sicuramente sarà un altro portachiavi, speriamo che sia di un altro operatore. Invece no, è sempre IQ, è sempre lei. Comunque i dettagli veramente fatti molto bene. Metti a fuoco, ok.
Veramente molto bello. Un altro portachiavi di più. Sono sfigato, ve l'ho detto, come nella realtà. Terzo pacchetto, raga. Questo è raro, epico, non so come sarà. Un altro IQ. Ma allora mi sa che sono tutti Q, raga. Ed infatti è così. Portachiavi tutti e quattro di Q, guardate. Abbiamo anche spacchettato nella realtà con questi quattro portachiavi. I quattro portachiavi di Q sono tutti quanti girati dalla parte sbagliata, va bene comunque. Grazie mille Ubisoft, grazie mille a voi che avete guardato il video fino a qui. Lasciate un like, mi raccomando, per il supporto, e commentate per farmi sapere cosa ne pensate. Da Mr. Luke è tutto, un saluto e noi ci vediamo con un prossimo video. Tanto male per tutti, ciao!